caserme dismesse, tra scatoloni chiusi e opportunità. Ne parla oggi in una conferenza stampa il Comitato Cittadino per il Rilancio e la Salvaguardia di Chieti, Giampiero Perrotti. Quali sono le vostre proposte? Dunque, noi abbiamo indetto questa conferenza per fare il punto sulla situazione del progetto caserme dismesse. Da dati in nostro possesso emergono fatti positivi e il perdurare di ritardi. I fatti positivi sono legati all'imminente inizio dei lavori di quello che sarà il primo lotto di quella che nella caserma Berardi diventerà il polo amministrativo. Ed ancora, fatto positivo, finalmente è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea il bando per l'individuazione dei progettisti di quella che sarà la futura biblioteca, la nuova biblioteca provinciale De Meis, la quale unitamente all'archivio di Stato, per il quale è imminente, roba di due mesi, non di più, l'affidamento alla ditta vincitrice dell'appalto, sorgeranno in quel che è l'ex ospedale militare. Desta preoccupazioni il ritardo dell'ufficializzazione dell'accordo tra Università e Demanio, pur sapendosi che fra la stessa Università e il Demanio sarebbe stato raggiunto un accordo per la durata del comodato gratuito. Va sottolineato che una presenza universitaria in quello che sarà la cittadella della cultura è momento indispensabile ed essenziale per il recupero dell'intera struttura e per il rilancio del centro storico. Altri ritardi sono da accusare per quanto riguarda i lavori nella ex De Meis, il cui cantiere è stato interrotto da circa 6 mesi. Ritardi dovuti alla mancata erogazione dei finanziamenti ripetutamente promessi dalla Regione, 300.000 euro, ma che ad oggi ancora non sono pervenuti. Non vorremmo che questa divenisse l'ennesima opera incompiuta nella città.